Con la raccolta dell'erbaluce parte ovviamente l'inizio del processo di vinificazione. Normalmente l'erbaluce passa in pressa, che è la tecnologia che si usa oggi. Dalla pressa il mosto va in tino. Dopodiché parte, si attiva la fermentazione, giocando sulle temperature, perché sappiamo che la fermentazione parte intorno ai 20-22 gradi e quindi si avvia la fermentazione in quella maniera lì. Quello che noi facciamo nel nostro processo è si diversifica un po', nel senso che noi diraspiamo, quindi significa semplicemente separare il raspo dal chicco. Il chicco va in cisterna a temperatura controllata intorno ai 10 gradi e ci sta intorno alle 36 ore. Dopodiché c'è una svinatura, che vuol dire spillare il mosto che si è già separato dalla buccia. Si spilla il mosto e la buccia va in torchiatura. Piccolo inciso, noi siamo ancora fra quei pochi che usano il torchio verticale, tradizionalissimo, quello che si usava 200 anni fa, e quindi facciamo la torchiatura. Dopo la torchiatura andiamo insieme al mosto che abbiamo svinato, mandiamo il prodotto di torchiatura e quindi in una cisterna che viene raffreddata intorno ai 0 gradi, da 0 a 2 gradi, e questo raffreddamento dura anche lì 36-48 ore. Proprio perché per ripulire il mosto, perché il freddo fa precipitare le sospensioni. Quindi con 36-48 ore di freddo a 0 gradi abbiamo un mosto pulito, separato dai sedimenti. Il pulito si travasa, va in una cisterna diversa, si eliminano le fecce depositate che vanno in distilleria. E quel mosto pulito, che oramai è trasparente come se fosse un vino finito, va in questa cisterna diversa, a temperatura collegata a una caldaietta, si porta a 20-22 gradi per far partire la fermentazione, che ci impiega normalmente 2 giorni per partire. A quel punto lì avviene la fermentazione normalissima su un mosto già pulito. La fermentazione può durare a temperatura controllata, perché se non ci fossero controlli di temperatura, la fermentazione fa salire fino a 35, potrebbe arrivare a 35 gradi la temperatura di fermentazione. Noi fermentiamo rigorosamente sotto i 18 gradi, che vuol dire far durare la fermentazione a volte anche fino a fine dicembre-gennaio. È una fermentazione molto lenta, che ha il vantaggio di non disperdere i profumi del mosto in atmosfera, perché quella temperatura così non controllata, che può arrivare sopra i 30 gradi, porta i profumi a uscire in atmosfera. Noi entriamo in cantina, sentiamo un gran profumo di mosto piacevolissimo, se non che poi non lo troviamo più nel vino. La fermentazione a temperatura controllata ha proprio lo scopo di non disperdere i profumi che restano in quel modo lì nel vino. Quindi vino finito a gennaio, e lì le strade possono essere quella dell'imbottigliamento a breve, che vuol dire primo imbottigliamento a febbraio-marzo, come si usa fare normalmente per i bianchi. Noi tendiamo a spostare l'imbottigliamento il più possibile, e quest'anno siamo arrivati alla vigilia della nuova vendemmia. Questo perché, avendo in passato sempre fatto 2 o 3 imbottigliamenti, quindi una cisterna per volta, abbiamo sempre verificato che l'ultimo di questi 2 o 3 imbottigliamenti è sempre stato quello che ci dà risultati più soddisfacenti. Noi da qualche tempo facciamo delle verticali, che significa stappare bottiglie dall'ultima annata
e andiamo normalmente a ritroso fino ai 10 anni di invecchiamento. Possiamo dire che fino ai 7-8 anni un erbalucce fatto bene gode di ottima salute. Dagli 8 anni ai 12 anni troviamo qualche defaillance, ma fino a 8 anni siamo sicuramente oseremmo dire in miglioramento di qualità.